È iniziata alle 12 la lunga giornata di Ravenna, una delle giornate che scandiscono i giorni prima del 17 ottobre, data in cui a Roma sarà proclamata la città vincitrice del titolo di Capitale Europea della Cultura del 2019. È oggi infatti la giornata in cui Ravenna ospita alcuni membri della commissione giudicatrice: Paolo Della Sega, professore di ideazione eventi all'Università Cattolica di Milano, Anu Kivilo, direttrice dell'Arvo Part Center, Jordi Rodriguez, esperto di politiche culturali e governance, accompagnati da un membro della Commissione europea e da uno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. L'agenda della giornata è ricchissima, fitta di appuntamenti che spaziano da Ravenna Centro al Teatro Sociale di Piangipane, al CISIM di Lido Adriano, per concludersi alle 18 in Darsena, in Testata Candiano, momento in cui tutta la cittadinanza è stata invitata a partecipare per testimoniare alla Commissione quanto tutti i ravennati credano nella vittoria di Ravenna a Capitale Europea della Cultura nel 2019. Ma la parte dei leoni o dei leoncini, tra tanta emozione, l'hanno fatta questa mattina i 350 ragazzi di Corpo Giochi e Scuola che in Piazza del Popolo hanno accolto la Commissione. La commissione, voi avete proprio parlato con la commissione, che cosa gli hai detto e che emozione è stata? Allora, è stata un'emozione fantastica, però gli abbiamo raccontato il nostro progetto, come si è svolto, dove l'abbiamo svolto, e praticamente io stavo quasi per morire. No, vabbè. Senti, e la persona con cui hai parlato era sorridente, ti ha ascoltato, come ti è sembrato? No, mi è sembrato molto molto sorridente, molto molto socievole. Ecco. E senti, anche tu hai parlato con qualcuno della commissione, cosa gli hai detto? Io ho parlato con Jordi, spagnolo. Stavo morendo. Cioè, anche quando facevamo le velocità, mi stavo uccidendo dentro. E ho detto le stesse cose che ha detto Dea. Stavo morendo. Emozionatissima. Il cuore uscito, sparito.